Dio. Sono in cogliere tutti di sorpresa il fatto che questa mia decisione non è stata concordata con nessuno, né comunicata a qualcuno, nemmeno sito. Non è una cosa politica, né un abbandonare il mandato, è una scelta libera e individuale, di coscienza, nascosta con l'intento di migliorare il rapporto delle persone. Le motivazioni, in breve, sono seguite. Per quanto riguarda le dimissioni del capogruppo di Idea Cambia, ritengo di avere non delle colpe, ma quantomeno delle responsabilità, quale responsabile di un gruppo che ha perso qualche tempo fa un proponente e che vede problemi di comunicazione che hanno portato soprattutto tematiche a discordare, a non trovare più il punto d'incontro. Non riesco a portare avanti questo mio mandato se ho tutto il tempo per cercare di risolvere il sito interno. È da troppo tempo che lo faccio, lo sto facendo, senza riuscire a concentrarmi sulle varie pratiche e portare avanti seriamente quello a cui credo, Sia ben chiaro che non farò mancare il mio appoggio nella scelta al sindaco e la giunta. Ci sono carenze comunicative tra cittadini, consiglieri comunali, assessori e sindaco, da me più volte evidenziate. Per questo cambio canale con la speranza di trovare una sintonizzazione migliore senza troppe interferenze che permetta di ascoltare. Continuerò ad impegnarmi al massimo, lo devo al mio elettorato e a chi ancora crede nel vero cambiamento. Prego a tutti gentilmente, per quanto possibile, di evitare commenti in questa seduta, rispettando la decisione. Il tempo è prezioso, andiamo avanti per pratica. Grazie. Chiedo la parola al signor sindaco. Dunque, comunicazione al Consiglio Comunale. Con decreto numero 43.170 del 25 novembre 2015, pubblicato nello stesso Ordine Pretorio Online del Comune di Imperia, è stato nominato il dottor Achille Fontana quale membro del CDA della Fondazione Asilo Infantile Famiglia Dottor Saglietto, oggi in sostituzione del dimissionario dottor Roberto Baldo, che è diventato presidente del CDA del Comune di Imperia SRL. Seconda comunicazione, il punto 1 dell'ordine del giorno, presentazione del documento unico di programmazione DUP periodo 2016-2018, è ritirato in quanto è spostato alla seduta di Consiglio Comunale di lunedì prossimo per consentire di rispettare i termini di deposito della pratica secondo la normativa. Terza comunicazione, bravo Alessandro Savioni. Grazie signor sindaco, passiamo quindi al primo punto all'ordine del giorno come da